stati, i principali danubiani, cioè ha come un domino, no? a catena un po' la volta. Non solo, ma poi si stanno incominciando a verificare scricchioli, la monarchia spagnola, nel 68 ci sarà una rivoluzione, cioè quella che nasce, che si inaugura nel 60, è una stagione rivoluzionaria che durerà praticamente fino alla rivoluzione russa. Guardate che c'è un filo conduttore, guarda, una connessione tra tutti, non a caso molti socialisti sono di provenienza garibaldina, lo stesso Bakunin è un grande ammiratore di Garibaldi, va a trovarlo a Caprera, tutti chiedono, si dividono tra Garibaldi e Mazzini, ma tutta, come dire, la strategia rivoluzionaria europea, che è fatta da anarchici, da socialisti, da garibaldini, da giacobini, da neo-giacobini, è tutta centrata intorno a queste due figure, Mazzini da una parte e Garibaldi dall'altra. Quindi il mito di Garibaldi è un mito che soprattutto nel 60, nel 60-61, fino ad Aspromonte, 62, Calabria, no? Garibaldi che vuole ripetere la spedizione, no? Partendo dalla Sicilia vuole andare a liberare Roma, viene fermato proprio dalle truppe, da quelle truppe che lui credeva che ormai lo considerassero un'icona, no? Invece sono le truppe ex di Sardegna, ora re d'Italia, perché dal 1861 è re d'Italia, ecco, 17 marzo 1861 è re d'Italia, queste truppe lo fermano perché il re d'Italia ha un accordo con Napoleone III, il quale a sua volta ha promesso al Papa che lo manterrà tutto, non gli farà levare il potere temporale, non gli farà perdere la capitale, insomma, in sostanza, e il territorio intorno alla capitale, cioè tutto il Lazio. Bisognerà aspettare il 1860, quando Napoleone III cade, a quel punto vengono meno le ragioni sia diplomatiche che militari, di protezione militare, e allora avviene quest'ultimo passo, diciamo, questo penultimo, perché poi l'ultimo sarà il Trentino e Trieste, no? Mentre Trieste bisognerà aspettare la prima guerra mondiale per arrivare a queste cose. Comunque, ecco, questa è un po' la parabola, diciamo così, però quello che vorrei che fosse ben chiaro, e lo accennavo un po' prima, insomma, proprio quando parlavo appunto di questa eco internazionale, no? Le imprese di Garibaldi e tutta la, appunto parlavo di stagione rivoluzionaria europea, quello che vorrei che fosse ben chiaro è che noi stiamo parlando di una questione che è fondamentalmente della libertà, della formazione dell'unità nazionale in Italia, ma ripeto, è una questione che si collega a tutto il resto del panorama europeo, fa parte appunto di tutta questa realtà, quindi si modifica, si modificano i rapporti tra gli stati, si modificano i rapporti tra le organizzazioni politiche, si cominciano a creare i partiti, cioè veramente nasce non solo l'Italia moderna, ma la stessa Europa risente di questa esperienza rivoluzionaria, insomma, è come una ventata, diciamo così, che passa un po' su tutta l'Europa, quindi dopo la quale è difficile mantenere quello che c'era prima, cioè la società ottocentesca comincia a finire appunto con quella società che aveva tenuto in piedi Metternich, per esempio, no? La società quindi degli accordi, degli interventi, no? Degli interventi militari. Ferdinando II aveva campato per anni sul fatto, prima di lui il padre, aveva campato per anni tranquilli sul fatto che se succedeva qualcosa loro chiamavano gli austriaci arrivavano, riportavano l'ordine, stavano qualche po' di tempo, si facevano pagare, e quindi ristabilivano l'ordine. Quindi l'Austria a lungo è poi il gendarme dell'Europa, perché fa comodo a tutti che tenga bloccata la cosa, no? Fa comodo all'Inghilterra, fa comodo alla Francia, tutti sono a loro modo sostenitori dell'Austria. Bene, questo meccanismo non scatta più dopo il 1860, non ci saranno più interventi di una potenza a favore di un'altra potenza, ci sarà molto peggio, ci saranno le guerre mondiali, però prima delle guerre mondiali dovranno avvenire altre cose. La stessa guerra del 70 fra Francia e Prussia, che poi diventa impero germanico, ecco un altro, stavo dimenticando, il più importante tra i nuovi stati dell'Europa, è la nascita dell'impero tedesco, il Reich, che nasce
nel 70, no? Dopo la guerra, anche questo, Bismarck è un altro figlio della stagione rivoluzionaria, anche se ha tutt'altra mentalità, però anche lui cosa prende di mira? Prende di mira proprio quella Francia che aveva messo sottosopra tutta l'Europa. Insomma, Napoleone III di fronte all'Europa ha avuto questa responsabilità, no? Di appoggiare l'unità italiana, l'unità no, ma insomma di appoggiare il Piemonte contro l'Austria, quindi di mettere in difficoltà l'Austria e quindi di incominciare un po' alla volta a minare alla base tutta quanta la costruzione europea. Cioè l'Europa di Metternich finisce nel momento in cui la Francia decide di farla finire. Di farla finire. Beh, Metternich veramente finisce nel 48, però la sua creazione, cioè questo impero plurinazionale, multinazionale, no? Che è l'impero austriaco, incomincerà a crollare un po' per volta dopo il 1860. Perderà i principati danubiani, perderà parte cioè non riuscirà a costruire che cosa? La grande Germania, no? Questa grande confederazione di stati in cui c'è anche l'Austria, c'è la Prussia, no? Invece nasce l'impero tedesco, quindi è tutto un modificarsi della carta d'Europa su basi completamente nuove. Quindi Garibaldi è un po' uno dei protagonisti di questa vicenda, ma non è il solo, perché poi, anche se noi siamo tentati sempre di identificare l'uomo, no? Il capo, no? Garibaldi, non a caso, il titolo che gli abbiamo dato qual era? Duce, no? Il Duce dei Mille, il Duce dei Mille. Ma non era un prefascismo questo, il Duce dei Mille perché si rifaceva ai ricordi dell'antica Roma. No, il Duce era il generalissimo, no? Gli spagnoli parlano il Duce era appunto non a caso Garibaldi viene rispolverato anche un'altra figura ripresa dall'antica Roma, Cincinnato. Garibaldi che se ne va a Caprera. È Cincinnato, perché Garibaldi che rinuncia, diciamo così, a sfruttare la sua popolarità, non vuole avere più a che fare, se ne va a Caprera, si mette a zappare l'orticello e si prende pure i reumatismi a stare a Caprera. Garibaldi viene il novello Cincinnato e tutta l'iconografia garibaldina è un'iconografia. Sì, eroica anche, no? Ci sarà l'intervento in Francia nel 70, quindi le cose pure Mentana nel 67, no? Ci sono ancora momenti di eroismo garibaldino. Però a fianco di questo Garibaldi c'è l'altro Garibaldi, il Garibaldi civile, insomma. Quello che insegna, per esempio, che il lavoro è la fonte della ricchezza, la fonte del benessere, che la giustizia. Garibaldi è un inventore di slogan. No, la Repubblica che cos'è? Il governo degli onesti. Questa l'abbiamo sentita anche dopo, no? Il governo degli onesti. Il socialismo che cos'è? Il sole dell'avvenire, l'ha inventato lui. Appunto, culturalmente era una figura di autodidatta, aveva imparato lo spagnolo e il portoghese perché era stato esule in Sud America, parlava l'inglese perché appunto navigando l'inglese lo devi conoscere, però non aveva cultura assai solida, no? Però ecco, aveva questa capacità di intercettare che cosa? Questo gli riconoscevano poi praticamente gli italiani, quelli che gli si affezionarono molto e che erano tanti, soprattutto nell'Italia centrale, centro-settentrionale, la Romagna è terra cariba, ancora oggi, se voi andate in qualche osteria della Romagna ancora trovate il ritratto di Garibaldi, quindi non. In qualche osteria delle Romagne, Ritratto. il ritratto di Garibaldi, sì, perché quello rimase, se lo tramandano di generazione in generazione, ma appunto perché li affascinava? Li affascinavano questi slogan di giustizia sociale. La gente che cosa voleva? Voleva quello, voleva insomma un po' più di equità, un po' più di benessere, appunto il frutto del proprio lavoro, non voleva essere sfruttata, non voleva essere costretta a emigrare, invece sono tutte cose che poi ci saranno, no? Però Garibaldi intercettava queste aspirazioni e le faceva proprie e le sapeva propagandare. Sarà una stampa molto, come dire, con tirature molto limitate, però una fioritura di stampa garibaldina negli anni 60 è eccezionale. Insomma.
tutti sono garibaldini, tutti pensano. Però, ripeto, il paese sta in mano, cioè, Garibaldi non incide su quella che è la realtà dello Stato monarchico italiano, non incide più di quanto avrebbe voluto, insomma, non quanto avrebbe Non voluto. era facile. Perché? Perché comunque viene, allora si rifugia alla fine in quei suoi progetti, no? La bonifica delle paludi, l'agro romano, la campagna romana. Il porto di Roma, cioè il ricordo della Roma imperiale, tutte queste cose qui sono belle cose, però diventa un simbolo, poi alla fine diventa un simbolo. E quando morirà verrà pianto appunto come una specie di. Addirittura già era stato quasi santificato prima, durante la spedizione delle mille gli fanno celebrare i matrimoni, gli fanno, insomma, quasi lo raffigurano come un Non nuovo esisteva, messia, no? come un nuovo messia, lo chiamano il nuovo Mosè, no? Il nuovo Mosè. È quello che ha liberato gli ebrei dal faraone, no? Dagli egiziani, quindi, o dagli egizi, lo raffigurano così, quindi assume anche questa figura quasi sacrale, che è una forma di consacrazione popolare che gli deriva da questa presenza nelle cose, nella vita di tutti i giorni. Nella vita di chi va a Caprera sa che può essere accolto, non viene mandato via. Lui riceve tutti, ci sono addirittura i pellegrinaggi che si fanno a Caprera, quindi, e ci vanno appunto, ci vanno dove c'è la gente della strada, ma ci vanno anche questi grossi intellettuali, ci va Bakunin, ci va Dumas, no? Dumas che è quello che poi pubblica le memorie di Garibaldi, quindi altra spinta, diciamo così, all'affermazione della figura internazionale di Garibaldi. Le memorie di Garibaldi pubblicate da Dumas vengono tradotte in tutte le lingue e quindi Garibaldi veramente a quel punto ha una popolarità. Quando morirà nell'82 lo piangeranno i francesi, lo piangeranno gli inglesi, lo piangeranno un po' tutti. Se ne sta cadendo Garibaldi, che dobbiamo mangiare? Mai. Non fa niente, non fa niente. Tanto ormai abbiamo finito, quindi questa è un po' io spero di avervi dato un'idea appunto di questa che è da una parte si conquista del Mezzogiorno e si sentirà che è conquista soprattutto negli anni successivi, quando ci sarà una ribellione. Il brigantaggio è anche questo, anche se c'è un brigantaggio legittimista, quindi che tende a riportare il sovrano, quindi che è sostanzialmente foraggiato dal legittimismo internazionale, ci sono spagnoli, ci sono francesi, ci sono tedeschi, avventurieri di tutte le ritme. Però c'è anche un brigantaggio sociale, che è quello appunto del contadiname, della Lucania, o degli Abruzzi, cioè sono soprattutto le regioni che già sotto i Borboni erano le più trascurate. Io prima dicevo, parlando con Luciano, che il Regno del Napoli, il Regno delle Due Sicilie, che si chiamava ancora delle Due Sicilie, anche se poi era sostanzialmente di Napoli e Sicilia, era un regno che metteva in primo piano, intendeva porre in primo piano soprattutto la metropoli, la città di Napoli, come sede della corte, come sede della reggia, come sede dell'economia. Quindi Napoli era un po' come di tutte le capitali ottocentesche, un po' parassitaria, no? Rispetto al resto del territorio statale. La stessa Roma, Roma è una città parassitaria, viveva di quello che producevano, non aveva industria, non aveva niente nella Roma. Viveva di quello che produceva nel nord dello Stato Montepio, quindi. E Napoli era così, Napoli, la ferrovia viene fatta perché i treni devono andare a Portici, il porto di Napoli viene sveglio perché quello è l'autostrada del mare che c'è nel Regno delle Due Sicilie, l'esercito viene sviluppato perché l'esercito della Rossa appunto concentra in gran parte appunto intorno alla capitale, quindi è tutta una realtà, quella del Mezzogiorno, che è tutta organizzata in funzione della capitale. L'università sta a Napoli, chi vuole andare all'università sta a Napoli, le scuole migliori, gli stessi ospedali, se uno si ammala, che ne so, a Reggio Calabria, deve andare a Napoli per farsi curare. Non è l'ora di curarsi, bisogna dormire. E appunto, ma sai, la Napoli di Carlo III, di Carlo di Borbone, era una Napoli. Era stata affermata come una capitale di livello europeo. Quando fanno la reggia a Caserta,
la fa come concorrenza avversaria. Quindi è Carlo III che dà questa immagine di Napoli, solo che rispetto a Carlo III quando si fanno progressi, resta questa realtà senza sviluppo, non c'è sviluppo. Il Mezzogiorno non conosce sviluppo, se non quello appunto della capitale. E poi ovviamente la cosa è Pietrarsa, no? Tutta la Mongiana, tutto quello che viene, le cartiere, sì, sono tutte realtà. Se andate a vedere, la punta delle imprenditorie meridionali di origine svizzera, sono stranieri che vengono a investire nel Mezzogiorno perché la manodopera è come sono quelli che oggi vanno a mettere le fabbriche in Romania, no? Perché lì costa di meno la manodopera. Però sono stranieri, quindi non. Allora, la stessa realtà meridionale è una realtà povera, insomma, che non conosce sviluppo. Allora, fino a che il quadro dell'Italia resta, come dire, inchiodato nel suo immobilismo, e allora tutti stanno sullo stesso piano, quindi fino agli anni 20, 30 dell'Ottocento siamo tutti sullo stesso piano, tutti arretrati, e non sempre. Però quando incominciano le altre regioni a svilupparsi, per prima appunto il Lombardo-Veneto, perché l'amministrazione austriaca è un'amministrazione valida, no? Che il Piemonte comincia a svilupparsi, quindi ci sono investimenti, allora si comincia a percepire il dislivello, no? Il dislivello è anche di civiltà se vogliamo, no? Di vita civile. E allora si percepisce questa distanza che poi si avvertirà forte soprattutto dopo l'unificazione. Si parlerà di dualismo, no? Quando si parlerà del problema meridionale, quando verrà affrontato questo problema meridionale dai governi dell'Italia liberale, in parte verrà non risolto ma almeno tantomeno attenuato, no? La legge speciale per Napoli, le ferrovie che verranno fatte, vabbè, ci sarà un impulso dato alla modernizzazione, no? Quella che si chiama la modernizzazione, però è un impulso che lascerà, anzi approfondirà il solco che divide l'Italia meridionale dall'Italia settentrionale. E allora ancora oggi lo possiamo constatare questo distacco, no? Questo distacco tra nord e sud, appunto con il sud che resta sempre lontano da quei livelli e che deve ricorrere poi ai sussidi, deve ricorrere alle elargizioni che vengono, insomma, che non servono però a potenziare l'economia meridionale. La Cassa del Mezzogiorno è stata un'esperienza fatta volta appunto a ottenere questo scopo, ma insomma, anche quella poi verrà cancellata, al di là di alcune isole, certo, comunque io dico sempre, guardate che è cambiata molto la realtà meridionale rispetto al periodo pre-unificazione, è cambiata molto nonostante non sia cambiata quanto doveva cambiare, però questo fa parte un po' delle scelte di politica economica di quelle che vengono fatte e che privilegiano sempre che cosa? Il fatto che i mercati del nord sono più vicini all'Europa ricca, insomma, quando tu hai i confini la Svizzera, la Francia, la Germania, no? Come appunto capita la Lombardia al Piemonte, tu hai costi minori nei trasporti, nei collegamenti migliori. Anche se vogliamo esempi migliori, più vicini, quindi in qualche modo sei condizionato da quelle realtà, ma quando stai proiettato verso il mezzo, verso l'Africa, risenti di questa collocazione geografica, un po' come avviene in tutta l'Europa meridionale. Non è un caso che tutta l'Europa meridionale, Grecia, Italia e un po' anche la Spagna siano in questa condizione. Poi adesso il Covid ha fatto una sua opera di parificazione, per cui siamo un po' tutti messi male di fronte a questa terza guerra mondiale, questa perfetta guerra mondiale. Io direi che può bastare.